Allora, oggi sono tornato nel bosco, sono in un bosco di castagni, sono circondato dai raccoglitori e niente, l'obiettivo è quello di trovare qualche porcino e se possibile magari anche qualche ovulo. Adesso sto su una strada, mi sono appena, diciamo così, affacciato e ho visto questo. Wow. Vediamo com'è. Non so se è un Edulis, c'ha un gambo piuttosto smilso per quello che è un porcino, comunque è bello. È uscito già qualche giorno, la spugna è giallo verdognola, il profumo è buono. Adesso gli do una pulita, lo metto nella gerla che ho sulle spalle e vediamo un po' come poi evolve la giornata. A dopo. Ci siamo spostati perché nel primo bosco la situazione era complicata. Siamo entrati in un bosco diverso, qui c'è una prevalenza di quercia e adesso ho visto ci stanno questi due, vediamo. Eccoli qua. Questo è il primo ovulo e questo è una meraviglia che c'è ancora tutta la volva attaccata. Si riconosce perché sotto sia le lamelle che il gambo sono giallo chiaro, giallo pagliarino, la parte superiore è arancione e niente, questa è proprio una mania cesarea. Do una pulita, bellissime. Questi stasera probabilmente finiranno nel piatto. Questa ha una parte leggermente morbida. Non voglio pulirli in maniera eccessiva perché lo farò poi a casa. Sono funghi che hanno questa parte della volva molto fragile, quindi conviene poi con calma. Adesso mi sono infilato in un punto veramente complicato e da lontano ho visto lui, eccolo qua. Questo è uno splendido Aereus compatto. Adesso lo raccolgo, lo pulisco. Wow. Eccolo qua. Meraviglia. Adesso gli diamo una pulita. Eccolo qui. Togliamo un po' di terriccio. La situazione è davvero complicata. E qui c'è questo mostro. Credo che non possa raccoglierlo. No, lo voglio vedere. Vediamo. Wow. Adesso voglio vedere se riusciamo a recuperare parte della carne perché la spugna è completamente andata. Intanto vediamo in che condizioni versa il gambo. C'ha un po' di vermi. Tagliamolo. Però è in condizioni veramente pessime. No, è troppo spugnosa. Questo lo lasciamo qui. Quello che doveva fare l'ha fatto perché tutte la parte verde dove stavano i tubi sono stati mangiati dagli insetti, ha rilasciato tutte le sue spore. Comunque voglio farlo vedere agli amici. Mi hanno chiesto, ma come vanno cercati i funghi? Nel senso, come va tenuto lo sguardo? Alto, basso, ci sono delle regole? Allora, sinceramente non ci sono regole. Ognuno sviluppa una propria strategia, un proprio metodo. Però la prima regola secondo me c'è ed è quella di non correre. Qui i centometristi solitamente prendono un quarto dei funghi che prendono gli altri perché vederli è estremamente complicato. L'occhio non ha il tempo proprio di abituarsi e quindi loro fanno una corsa
e se ne vedono tanti, cercatori proprio che vanno come fulmini, con risultato che poi vanno in bianco. L'altra cosa è che a volte conviene fermarsi e guardarsi intorno, perché possiamo vedere un gambo con lo sguardo alto, oppure sotto i nostri piedi vedere un cappello, un Aereus, per dire, che è nero, messo in mezzo a queste situazioni di tronchi scuri, risulta quasi invisibile, quindi dovremmo proprio avere la fortuna di guardare in basso e trovarlo. Altra cosa è che se noi guardiamo verso l'alto, sicuramente vedremo il gambo del porcino, molto spesso, e il gambo solitamente è chiaro. Ora, quello dell'Aereus è un colore nocciola più acceso, l'Edulis è un pochino più chiaro, quindi l'Edulis può risultare più semplice. Però, ripeto, guardando così, se c'è un fungo sotto una pianta, è più facile per noi individuarlo e poi andarlo a raccogliere. L'altra cosa è di fare a volte proprio dei giri intorno a noi, perché la luce fa dei giochi strani in base a come colpisce il fungo, a come colpisce il bosco, può rendere più o meno visibile una zona. Quindi sempre fare piccoli percorsi, magari tornare indietro con un'angolazione leggermente dissimile e vedere se si trovano. Altra poi cosa che io faccio, altra strategia, è quella di magari non entrare subito nella parte più profonda del bosco. I cercatori, quelli diciamo un po' più carichi di foga, con entusiasmo, via, lanciano e vanno verso il fondo. Io invece faccio la prima parte, proprio all'inizio del bosco, perché spesso viene saltata da molti, e poi vado magari nella parte più alta, che può essere più interessante, e soprattutto quando c'è la situazione complicata mi infilo nelle zone dove altri dice qui io non mi ci infilo perché mi faccio male, mi riempio di spini, ci stanno tanti rami, e lì paga, perché non tutti poi si sentono di fare delle, diciamo, delle scarpinate in mezzo allo sporco, con il rischio magari di graffiarsi con i rovi o di rendere magari a volte meno piacevole proprio la passeggiata, perché diventa proprio una ricerca intensa ed impegnativa. Lì vedo qualcosa, vediamo. Eccolo, eccone un altro. Bello. Questo è un Edulis molto bello. Adesso do anche a questa una pulita e ho trovato un angoletto molto interessante. Ora cercherò di sfruttarlo appieno, di guardare in lungo e largo, perché da altre parti non abbiamo visto molto, quindi quando uno trova una zona, madonna che profumo che ha, incredibile. Mi guardo intorno perché sicuramente c'è sempre qualche altro fungo insieme. Le russole sono tra i funghi forse più diffusi e più frequenti nei boschi. Ce ne sono alcune varietà che si mangiano. Oggi c'è un amico per dire che ne ha prese alcune, le virescenza, che sono buone, lui le conosce, quindi le mangia. Qui c'è lei sotto un raggio di sole, una piccola panterina, e adesso speriamo che ci sia il porcino. Lei spesso segnala la presenza del porcino, sarebbe un bel regalo. Vediamo un po'. Terzo bosco, siamo morti e camminiamo su una strada per raggiungere la zona, e praticamente guardando sui margini gli amici andavano veloci, è uscito lui. Meraviglia delle meraviglie, questo è un altro Aereus. Forse questo è il più bel forcino della giornata, perché è compatto, privo di vermi, cappello integro. Wow, che dire, felice. Adesso gli diamo una bella pulitina, eccola qua, il profumo è delizioso. Ok, bellissimo Aereus, bellissimo. La giornata si conclude qua. Abbiamo fatto praticamente tre boschi. L'ultimo, questo di Querce, è quello che ci ha dato un pochino più di soddisfazioni, però è pieno di cercatori, abbiamo trovato punti dove c'erano anche 30 macchine. Se il video vi è piaciuto, lasciate
lasciate se volete un mi piace, a me fa sempre piacere, e ci vediamo alla prossima passeggiata nei boschi. Speriamo un qualcosa di più grande e più interessante. Un saluto, ciao.